Questa sera al Teatro Politeama Mario Foglietti ritroviamo e con piacere direi Sebastiano Somma con il suo Uno sguardo dal ponte. Dico ritroviamo perché siamo abituati a riconoscere alcune personalità che sono passate dal Magna Grecia Film Festival. Quest'anno forse è uno dei pochi, cioè Sabrina era venuta tanti anni fa da me con un'altra opera prima, Amiche da morire. Sebastiano invece è venuto più volte e mi aveva proposto questo spettacolo un tempo fa ed è stata l'occasione di inserirlo. Prima è un classico di Arthur Miller, ma soprattutto perché tratta un tema attualissimo. Racconta la storia di una famiglia italiana, degli emigrati a Brooklyn, che si ritrovano ad accogliere dei parenti dall'Italia, loro ormai cittadini americani, hanno una ragazza che hanno allevato, una nipote, e questa nipote si innamora di un migrante, ed è di Carbone che Sebastiano Somma vive questo conflitto di questa ragazza adottata, cresciuta, che si innamora di questo ragazzo e pensa, anzi lui lo sostiene, che il ragazzo vuole approfittare della condizione, della situazione per diventare cittadino americano. È una storia attuale, cioè noi adesso siamo gli americani di 50 anni fa. E poi ci sta una novità, non ci sarà più lo spettacolo del 3 febbraio con Daniela Vitale ed Eleonora Gigliotti, e ci sarà però un'altra grande operazione culturale che è curata la regia da Gabriele Guidi, ma con Ivano Marescotti e Valentina Lodovini, I Have a Dream, Io ho un sogno. Questo spettacolo raccontano con la grande bravura, la grande capacità attoriale sia di Valentina, che è una dei talenti venuta fuori in questi ultimi anni, è un mostro sacro del teatro come Ivano Marescotti, come le parole hanno cambiato il mondo. Quindi vi invito il 9 febbraio a venire a vedere questo spettacolo.